Bentornati alla Meglio TV, l'appuntamento settimanale di approfondimento di informazioni, il dietro le quinte del mondo televisivo. Vado subito a Roma a presentare la mia compagna di viaggio, innanzitutto Camilla Costanzo, bentornata. Ciao Cami. Ciao Marco. Grazie mille, e ospite questa puntata, la sesta puntata della Meglio TV, Sabrina Nobile, autrice, conduttrice, volto noto delle Iene. Buonasera Sabrina, grazie. Buonasera, buonasera Marco. Allora Camilla, iniziamo subito come sempre la nostra trasmissione andando a vedere i programmi più visti questa settimana. Lo diciamo sempre, non sono quelli più visti in assoluto, ma sono quelli che noi riteniamo che avessero qualcosa di importante da comunicare in questa settimana e poi sono stati anche premiati dal pubblico. Vediamo allora la classifica, che ha visto ovviamente una settimana contraddistinta da molte trasmissioni legate alla cronaca, anche alla cronaca nera per quello che è successo ovviamente in Emilia Romagna. Ma partiamo da l'Arena di Verona 2012. 19,1% di share, 4.000.004, ricordiamo la trasmissione condotta dalla Clerici su Rai 1 per presentare di fatto la nuova stagione teatrale dell'Arena. Poi attenzione, La vita in diretta speciale interamente dedicato al terremoto, un 18,9%, 2.800.000 in presserale, e poi molto bene anche Ballarò, che non ha trattato diciamo il tema del terremoto, ma si è occupato della situazione politica molto ingarbugliata. Ovviamente quando ci sono queste notizie anche la voglia di informazione diventa sempre più alta, 4.100.000 per Floris. Chi invece questa settimana ha un po' steccato è stato proprio Bruno Vespa, che non è riuscito con il suo prima serata sul terremoto a battere nemmeno The Resident, il telefilm che ha ottenuto il 12,9%. Ha steccato, ma come sempre il plastico c'era, guardate. Nel momento in cui le colonne si muovono e le travi sono semplicemente appoggiate. Su di esse, qua. Escono dal loro alloggiamento e la lascio cadere. Eccolo qua. Il tegolo, la copertura del tetto, va giù. Le fotografie che abbiamo visto ci. Camilla, insomma, c'è sempre il plastico da Bruno Vespa. Eh sì, è una costante, ma io penso che lui lo faccia, cioè lui è contento, secondo me lui è contento che a questo punto è un marchio di fabbrica e quindi continua a riprodurre il plastico. Certo, invece è stato un ottimo risultato di Ballarò, Cami. Sì, ottimo, anche perché è in tema con la puntata di oggi, che secondo me dovrebbe avere un sottotitolo, ed è: la televisione generalista è povera di soldi e dunque è povera di contenuti, perché in effetti tutto quello che oggi andremo a dire riguarderà questo nostro sottotitolo. E la puntata di Ballarò infatti parlava della crisi economica, quindi evidentemente il successo che ha ottenuto è perché è interessato a moltissime persone, proprio per questo motivo. Assolutamente sì, infatti c'è molta attenzione ovviamente sulle notizie di cronaca di questa settimana, però arriviamo ad un altro temone, poi coinvolgiamo anche la nostra ospite Sabrina Nobile, perché nel corso della settimana è arrivato il via libera ai palinsesti della RAI dal consiglio di amministrazione. Il giudizio più diciamo tranquillo sui palinsesti è stato poche novità e resta comunque l'incognita del giovedì sera. Insomma, un palinsesto che non entusiasma. No, e non entusiasma soprattutto Gariberti, che il quale il suo voto è stato poi determinante in realtà per l'approvazione dei palinsesti, ed è stato necessario, però il suo voto è fondamentale che venissero approvati, perché il 18 e il 20 giugno c'è l'incontro con gli investitori della Sipra, al quale bisognava assolutamente presentare la programmazione del prossimo autunno. Però lo stesso Gariberti ha detto: sì, io ho approvato questo palinsesto, però è un palinsesto povero. E quindi ritorniamo all'argomento principe della nostra puntata, quindi una televisione generalista che in realtà è povera di soldi e di conseguenza è povera di contenuti, quindi probabilmente tante polemiche che si potrebbero fare intorno a questo palinsesto sono forse anche inutili, perché già gli investitori stanno investendo sempre di meno sui programmi. Ovviamente le novità sono temute e quindi nessuno in questo momento storico vuole prendersi dei rischi, quindi forse la povertà del palinsesto in questo momento è giustificata. Poi, se noi li vogliamo andare a vedere nel dettaglio, e non so se tu hai una grafica, ma se li vogliamo andare a vedere nel dettaglio, in realtà sono stati semplicemente riconfermati i programmi della stagione precedente. Non ci sono particolari novità, tu dici, insomma. Li abbiamo visti poco fa in grafica, li abbiamo fatti passare Rai 1 e Rai 2 e Rai 3. Ecco, li vedo adesso. Li vedo adesso, sì, esattamente. Sono gli stessi di sempre, la domenica, con addirittura confermati gli stessi conduttori. Diciamo che la cosa più che dovrebbe far tremare, secondo me, di più D'Alessandro, o chi per lui, o chi sarà poi il direttore di Rai 2, è la programmazione di Rai 2, perché mi sembra quella in assoluto più debole, molto più debole di quella di Rai 3.
Innanzitutto Rai 2 parte con una mattinata solo di cartoni animati e quindi questo già determina un vuoto, e arriva Magalli a un certo momento, come sempre all'orario del pranzo o poco prima del pranzo, a coprire, quindi a tirare su gli ascolti di quella parte della giornata. Per il resto è solo acquisto, e l'unica novità forse vera è che la storia Siamo Noi di Minoli, sì, prende la sera a Rai 2. Quindi, ho capito. Fra l'altro, tra le altre notizie di questa settimana, sempre per la Rai, conferma anche per Il Medico in Famiglia, più che altro due notizie per gli appassionati della serie. Due nuove entrate, quantomeno. Albano, che interpreterà se stesso in una puntata, e poi Katrin Spack, che non interpreterà se stessa, ma un personaggio della fiction, per 4 episodi. E voglio coinvolgere Sabrina Nobile, intanto facendo però vedere alcuni Twitter di questa settimana, perché Twitter parla di tutto e parla anche di televisione. Tre spunti, uno in particolare sul tema sulla quale la voglio coinvolgere. Sì. Possiamo vederli un attimo insieme, questo cartello che ci aiuta a vedere le frasi più interessanti sulla televisione. Uno in particolare. Allora, TV Talk, la nota trasmissione della Rai, questo programma costa niente. La televisione, quella vera, costa. Sono finiti i soldi. Chi lo ha detto? Piero Chiambretti. Poi ancora Renato Balestra a Porta, l'unica volta che il plastico lo fa l'ospite. Battuta di Nicola Bruniatti. Invece Capagrezza dice Bisio lascia Zelig. Vabbè, ma ne parleremo più avanti. Nobile, la sua esperienza qual è? Che la televisione deve per forza costare per essere di buona qualità? Oddio, credo che ci sia sicuramente la possibilità di fare delle cose, ovviamente se sono intelligenti, se sono pensate, anche che non costano molti soldi. Chiaramente, insomma, ci vuole del lavoro, però penso, adesso io poi non me ne intendo assolutamente di produzioni televisive, immagino che se la politica va in questa direzione, mettere in piedi un programma nuovo costa sicuramente più che comprarlo, altrimenti non lo farebbero. Per esempio, però, l'esempio della 7 ci dimostra che ci sono degli spazi forse dove ogni tanto si sperimentano anche delle cose nuove e poi riescono ad avere successo. Adesso mi viene in mente per esempio il programma della Cucciari, per dirne una, che è un programma nuovo, che è un programma che funziona, che non credo che sia un programma che abbia dei costi esorbitanti e che forse nel panorama televisivo, così dell'intrattenimento, è anche una cosa appunto nata recentemente, però insomma di qualità. Ecco Sabrina, lei tocca un tema che andiamo ad approfondire proprio adesso insieme a Camilla, perché dalla Rai passiamo alla 7. Lo ha ricordato bene la Nobile, perché effettivamente la 7 è stata in questi anni capace di portare sul teleschermo anche delle novità, delle nuove trasmissioni. Alcune sono andate bene, alcune sono andate meno bene. In particolare ci sono delle novità proprio per G-Day, della stessa conduttrice che vedete qua nella fotografia, la Geppi, dall'altra un 2-3 stella della Guzzanti. Che cosa succede, Camilla? Allora, succedono, sì, grandi cambiamenti alla 7 in questo momento. Allora, innanzitutto G-Day, quindi la Cucciari, verrà spostata in prima serata. E quindi un grande atto di fiducia nei suoi confronti da parte della 7. Per quanto riguarda Sabina Guzzanti, probabilmente non ci sarà niente. Il programma è andato male, non è piaciuto e ad oggi non è stata riconfermata. La Dandini probabilmente verrà spostata di orario, anche perché al posto del programma della Dandini andrà probabilmente un programma di informazione. D'altro canto la 7 è caratterizzata dall'essere un canale di informazione, Omnibus, condotto da Luca Telese, e che non sarà però soltanto una prova generale, diciamo un tappabuchi per luglio, probabilmente un programma che andrà avanti anche per tutta la stagione prossima, fino addirittura a giugno 2013. Quindi la Dandini verrà spostata in un orario ancora da definire, ma sicuramente non andrà all'orario a cui era abituata, e quindi a notte fonda. L'altra grande novità per la 7 è l'acquisto di Cristina Parodi, che andrà a coprire un orario che è sempre stato un po' difficile per la 7, che è quello del dopo TG delle 13.30, quindi lei andrà in onda alle 14, avrà ovviamente il traino del TG, ma di solito in quell'orario la 7 mandava un telefilm e quindi probabilmente cercheranno anche di alzare gli ascolti in quella fascia oraria. E queste sono, diciamo, rispetto alla 7 le novità più importanti. Senza dimenticare la novità più grossa, cioè il futuro di la 7 da un punto di vista editoriale, perché lo sappiamo, Telecom Italia l'ha messa sul mercato, vedremo insomma chi diventerà, chi sarà il futuro proprietario della 7. Ancora con Sabrina Nobile per chiedere come si è trovata lei a lavorare alla 7. Ma io l'esperienza che ho fatto mi sono trovata sempre molto bene. Nel senso che appunto anche la possibilità di far, io ci ho lavorato in diverse occasioni, l'anno scorso abbiamo fatto questo tentativo di programma sul lavoro che poi
a livello di ascolti non è andato benissimo, anche perché a me è piaciuto molto però, eh. Però ti ringrazio. No, ma poi aveva insomma i suoi lati positivi, ma era molto complicato perché cercava di mescolare in parte il reality, in parte il talk, e poi soprattutto abbiamo cercato di fare una cosa come dire correttissima per quanto riguardava i partecipanti, quindi riprendevamo veramente questi stage, insomma abbiamo cercato di fare la cosa nel miglior modo possibile, però comunque era un programma difficile e anche molto lungo per il tipo di programma che è. Però ecco, comunque la 7 dà questa possibilità di provare delle cose, di sperimentare, questo credo che sia una grande cosa. Poco fa abbiamo visto le immagini delle Iene, perché parleremo anche di lei, Sabrina, tra poco. Andiamo avanti, veloci. Sì. Vasco Rossi, Camilla, ha delle nuove idee televisive. Attenzione, perché quando si muove Vasco qualcosa succede. Sembrerebbe di sì, visto che dicevamo che i palinsesti sono mosci e che non ci sono novità, forse, non garantisco verità, sarà proprio Vasco Rossi a portare un nuovo programma. Lui immagina un 3-4 serate che dovrebbero andare in onda però a primavera 2013, quindi insomma di là da venire, e lui sostiene di voler fare questo programma insieme a Bibi Ballandi. Ora, per adesso è soltanto una voce ufficiosa. Io spero sinceramente che invece si diventi reale. Lui, credo che lui sia convinto, perché ha dichiarato che l'idea è talmente forte, talmente geniale, che se non dovesse farlo in Rai, comunque andrà a proporlo a Sky o Mediaset. Quindi io credo che ci sia un fondo di verità. Però magari la settimana prossima saremo in grado di avere delle informazioni più dettagliate. Eh sì, allora stiamo quindi cercando di capire. Se diamo l'appuntamento la settimana dopo. Allora andiamo invece a parlare di Mediaset, perché in questa settimana non vi è sfuggito sicuramente la polemica tra il Financial Times da una parte e Mediaset stessa. Financial Times, ricordiamo, controllato da Murdoch, che a sua volta controlla Sky, che sulle piattaforme a pagamento è un diretto concorrente di Mediaset. Cosa scrive il giornalista? Una televisione povera di idee, sciocca, showgirl, poco vestite, notiziari politicamente orientati. Con Falonieri il presidente ovviamente se l'è presa, con Tony Barber, che è il giornalista, dice Tony Barber insulta l'intera televisione generalista italiana con un'arroganza che sfiora il razzismo. Ma al di là di questo, che ovviamente è di cronaca, potrebbe tornare sugli schermi di Mediaset niente po' di meno che Dallas. Camilla. E succede. Eh sì, e questo è, succede che la nuova, il nuovo Dallas ovviamente, è una nuova serie che Mediaset ha comprato per, da mandare in onda in prima serata. Ora, qui c'è da fare una riflessione interessante, perché non è soltanto la Rai che in questo momento ha dei problemi economici, ma ovviamente riguarda anche le televisioni private e quindi anche Mediaset. Si ricomincia a lavorare sull'acquisto per la prima serata. Se facciamo un salto indietro con la memoria, noi siamo cresciuti con i telefilm americani e per una lunghissima stagione televisiva abbiamo visto solo materiale d'acquisto, quindi cose che venivano comprate all'estero. Da un certo momento in poi si è cominciato a produrre noi e ci sono stati 15 anni molto floridi in cui sono anche cresciute delle leve di sceneggiatori, leve di registi, fiction e serie che sono andate avanti per moltissimi anni. Io credo che la scelta di comprare questo nuovo Dallas da mandare in prima serata, e ricorda i filmissimi che certo, Canale 5 mandava in onda una volta alla settimana, sia proprio un discorso economico. Quindi quella riflessione che va fatta non riguarda soltanto la Rai. Io penso che in questo momento è la televisione generalista, non solo probabilmente, anche, credo che la questione riguardi anche Sky, ma comunque riguarda tutti. Per quello dico è inutile fare polemiche, perché in realtà le difficoltà ci che sono, vive la Rai, come sono dicevano le i 3-3 tanti anni fa, l'acqua è poca, insomma, e la papera non galleggia, per dirla proprio in modo piatto. Esatto, se... anche se però, Marco, perdonami, dimmi, io ho sempre pensato che sono proprio i momenti di difficoltà in cui mancano i soldi che le persone sono in grado di generare le idee migliori. Per cui stiamo a vedere che succede. Vediamo perché che non è succede. Detto che questo poi di fatto sia una cosa negativa per Cammi, forza. Fra l'altro parliamo anche di idee, e adesso arriviamo a parlare tra un attimo delle Iene. Allora, partiamo da Benvenuti a Tavola, due informazioni proprio di servizio. Quando le produzioni televisive diventano sociali, in relazione proprio al terremoto. Benvenuti a Tavola, grande successo di questa stagione, sulla Rai, confermato per il prossimo anno. Pensate, il produttore Valsecchi ha detto, Benvenuti a Tavola si dimostrerà sensibile alle zone terremotate, sostenendo la rinascita dell'Emilia e promuovendo
promuovendo ad esempio il parmigiano reggiano. Quindi nella produzione utilizzeranno il parmigiano reggiano in modo visibile affinché poi lo si possa poi comprare per dare un contributo all'Emilia. Attenzione, ne abbiamo già parlato, la Marcuzzi Extreme Makeover Home Edition. Pensate cosa è successo. Qui è un po' una finalità sociale indotta, ma a noi non interessa, ci piace. Il gruppo consigliare dei Verdi della regione Abruzzo ha chiesto alla produzione di registrare la seconda puntata, dopo quella in Basilicata, proprio in Abruzzo, per ricostruire a una famiglia abruzzese che ha al suo interno e ospita un disabile una nuova abitazione perché, leggo il virgolettato, la famiglia è stata abbandonata dalla regione Abruzzo. Insomma, quando la televisione si trasforma in qualcosa di sociale. Chiudiamo la parentesi e andiamo a parlare di Iene, perché è doveroso. Anni di successi, una formula che si rinnova, sì, ma nemmeno più di tanto, perché la formula è fatta anche dai tanti bravi giornalisti di cui abbiamo un ospite questa sera, che si impegnano tutte le settimane. Anche qui c'è stato un po' di gossip, più che altro per i continui cambiamenti di conduzione, al di là della Blasi e di Brignano, prima Argentero, Baudo, Gasman, Amendola. Ma una delle cose che a me personalmente è piaciuta di più, sapete qual è? Guardate. Cos'è lo spread? Rating, quando dice declassa il rating. Che cos'è questo spread? Quanto è il nostro debito pubblico? Beh, è incalcolabile, viene da lontanissimo. Incalcolabile? Spread? Cos'è questo spread? Il rating? Non si gioca con queste cose. Non si gioca col rating? Che cos'è questo spread? Lei è un genio, glielo posso dire, è bellissimo quello che ha fatto. Direi io che ero un genio. Ma in verità è una cosa molto semplice, cioè la trovata di questi servizi, che poi è una cosa semplicissima, nel senso, noi facciamo una domanda banale e tutto scaturisce da lì. Ma come le è venuta l'idea? Cioè, la non risposta. Ma in verità questa è un'idea che poi è stata, come dire, che poi si è trasformata. Gliel'hanno rubata, eh? Vero? Gianluigi, sì. Gianluigi, certo. Paragone, lei, certo, è andato a cercarlo fino in aeroporto. Certo. Sì, beh, chiaramente, ma poi non è che poi lì abbiamo fatto un servizio con lui, chiaramente poi ognuno è libero di fare quello che vuole, insomma, se lui ha voluto rifarlo l'ha rifatto. E noi giustamente siamo andati a dirglielo. Comunque, insomma, è stata un'idea molto fortunata, perché poi siamo riusciti a declinarlo in un sacco di domande diverse, quindi ha avuto una lunga vita questa cosa delle domande in Parlamento. No, poi va detta una cosa, che scusami Marco, indipendentemente, perché l'idea è molto carina, è vero, però se la facessi io, secondo me non funzionerebbe allo stesso modo in cui funziona quando lo fa lei, perché lei ha un tipo di ironia e di, non lo so, no, di sarcasmo. No, ma perché lì c'è la cosa, che in verità non devi fare niente. Cioè la cosa è che non devi fare niente, tu fai la domanda e poi fanno tutto loro, per cui non c'è da fare niente se non proprio stare lì in sospensione e aspettare, credo, quello che accade, che poi accade. Certo. Noi abbiamo giocato questa sera, le Iene portano bene, no, le Iene sempre bene. La formula, l'abbiamo detto, rimane sostanzialmente la stessa negli anni, però la squadra mi sembra molto rodata, siete molto affiatati, ognuno poi si è specializzato e questo dà anche una, come dire, una tavolozza di colori tutte le sere, ci sono servizi di diversa natura. Questo è forte, è un bel messaggio che mandate come Iene. Cosa, la tavolozza? Sì, esatto, dico. Esatto. Sì. Ma no, ecco, secondo me il grande proprio pregio delle Iene è il fatto che, a parte che entrano in continuazione le Iene nuove, che si può anche lì sperimentare, cioè se qualcuno ha un'idea e vuole provare può venire, può farlo, e se è buona l'idea va in onda, come dire, non c'è nulla di garantito per nessuno, nel senso che neanche non ci sono, come dire, delle barriere all'entrata, se tu sei capace puoi provare, puoi venire e puoi farlo. E questo chiaramente dà quella coloritura, no, che dicevi, alle Iene, il fatto di tante anime, di tante persone che poi hanno un approccio diverso con l'attualità, con le notizie, con il loro modo di essere, quindi apportano ricchezza al programma. Certo, e confermo anche perché conosco per esempio Pio e Amedeo e so che la trafila è stata quella, un'idea, e poi sono diventati personaggi delle Iene nel corso di quest'anno. Cambiamo ancora argomento, devo correre. Zelig, le cose non sono andate probabilmente come ci si attendeva, sì, grandi ascolti ma meno degli altri anni. Forse la coppia Bisio Cortellesi non ha funzionato come doveva, beh, insomma, sia l'uno che l'altro hanno deciso di prendersi una pausa. Bisio soprattutto si dedicherà al teatro, la Cortellesi probabilmente televisione, cinema, teatro ancora, ma non più sul palco di Zelig. Ma ci sono già dei nomi per la futura stagione. Noi oggi, proprio di queste ore, sono Fabio De Luigi, legato a Zelig già da molti anni, Virginia Raffaele, la grandissima imitatrice di Belen, e Paolo Ruffini, che ha già condotto Colorado. Abbiamo novità, Camilla, in più da raccontare?
No, quello che tu hai detto è quello che anche io so. Quindi non ho rispetto a questo niente da aggiungere. Ma secondo voi, lo chiedo ad entrambe, la stagione di Zelig dimostra il fatto che è un format un po' arrivato? Che la comicità è un po' arrivata? Lo chiedo a Sabrina Nobile in primis, da fruitrice sì, di televisione. A Sabrina Nobile. Ma ti voglio dire onestamente che io non sono una grande fruitrice di televisione, per cui penso che comunque un calo degli ascolti è un po' fisiologico dappertutto. Adesso non so bene come è andato molto male. Non è andato molto male. Diciamo che c'è stata una flessione soprattutto verso le ultime puntate, forse un po' di stanchezza, una formula che ormai è un po' arrivata. Ecco, beh, probabilmente comunque sì, cioè quello non lo so. Comunque è chiaro che sono anni e anni che fanno programmi di comici, però mi sembra che poi tutto sommato vadano sempre bene. Credo che dopo che le trasmissioni, in verità le Iene poi sono abbastanza miracolose da questo punto di vista, perché continuano a tenere pur essendo una trasmissione che è datata pure quella. Sì, però secondo me, se mi posso permettere, certo, le Iene alle volte ti fa ridere, ti fa sorridere, però è sempre legata all'attualità, sì, è sempre in un modo, diciamo, tra virgolette, un po' alla Striscia, no? Cioè quasi alle volte diventa servizio pubblico. E Zelig è, essendo un programma di comici, è molto difficile far ridere, è molto difficile non avere dei comici. Sì, però essendo un programma di comici, l'usura probabilmente è anche data da quello. Cioè, non è così facile trovare di volta in volta dei comici che siano, che uno poi riesce a portarseli avanti. Poi molti nascono da lì e poi se ne vanno. Per chiuderla in una battuta, nel tweet di prima che non ho letto in modo definito, il twittatore scriveva: Zelig perde Bisio perché erano finite le battute sulla calvizie. Per chi segue sempre Zelig sa che era insomma un tormentone intorno a Bisio. Corro, 5 minuti, velocissimo, un'altra informazione. Ve l'avevamo detto, Formula 1 stava per passare a Sky, è passata a Sky, 9 Gran Premi saranno in chiaro, 11 a pagamento, probabilmente in chiaro ma in differita. Insomma, dopo 16 anni la Formula 1 lascia la Rai, ci sono delle novità anche per gli appassionati delle due ruote, perché Sky dal 2014 si è aggiudicata anche i diritti della MotoGP. Pensate cosa è stata la risposta di Mediaset nell'aver lasciato andare i diritti sulla MotoGP. Vedremo se il pubblico darà ragione a Sky, perché senza Stoner, senza il povero Simoncelli e con Rossi in evidenti difficoltà, quella competizione potrebbe non trattenere ancora un così grande fascino. Vedremo che cosa succederà. Ho corso un po' perché invece volevo arrivare ad un altro trio straordinario che a noi manca, a me manca, a Camilla sicuramente manca, ed è la Jalapa's Band in televisione, che approda invece in radio ancora una volta in vista degli europei. Camilla. Sì, ne avevamo parlato qualche puntata fa, ti ricordi? E infatti ci chiedevamo come mai non fossero, in realtà poi loro la radio hanno continuato a farla sempre, sia insieme che separati, e poi in vista dei mondiali degli europei sempre. Quindi in realtà qui la vera novità è un'altra, che si sono spostati su RTL. E l'altra novità, secondo i dati dell'Eurisco, RTL è la radio in assoluto più ascoltata, con più di 6 milioni di ascoltatori, seguita da Radio DJ e da Radio 105. Quindi in realtà Radio Rai si trova in una quarta, quinta posizione. E chissà se anche quindi la scelta della Jalapa's su RTL magari è determinata proprio da questa crisi economica, che in questo momento il pubblico e quindi la Rai la sta investendo in maniera particolare. Esatto, eccolo qui, RTL al comando della classifica delle radio nazionali con una media giornaliera di 6,7 milioni di ascoltatori. Seconda, Radio DJ, Radio 105, RDS. Solo quinta, Radio 1 con 4,6 milioni di ascoltatori. Va detto comunque che questi dati non sono stati accettati da molti, ritenendo che non siano totalmente veritieri. Noi comunque li utilizziamo e li forniamo ai nostri telespettatori. Volevo chiedere a Sabrina Nobile se avrebbe la velleità, il piacere di lavorare con la Jalapa's Band, che è un gruppo che ha veramente cambiato la televisione, a nostro giudizio, a mio giudizio. Le piacerebbe? Ha un progetto? Io lo vederei bene, devo dire la verità. Dio, no, mi cogli di sorpresa, no, non ho progetti. Però loro sono bravissimi, nel senso che poi loro hanno condotto anche le Iene, non so se ti ricordi, per un periodo. Sai che non me lo ricordo? Ed era molto, loro hanno condotto le Iene ed era molto divertente, perché tra l'altro proprio con i miei servizi, ma parlo di tanti anni fa, i primi che facemmo al Parlamento, abbiamo provato a fare delle cose in cui loro commentavano insieme, diciamo, a me che facevo le interviste, le risposte del pubblico, no? Ed erano delle cose molto, delle risposte, scusa, dei parlamentari, ed era molto molto divertente. Quindi insomma loro sono sicuramente bravi. E noi speriamo di vederli presto nuovamente tornare in televisione, perché manca, non possiamo
almeno, non so se siete d'accordo, limitarci a vedere la Jalapas solo per mai dire Grande Fratello o programmi di questo tipo. È d'accordo, Sabrina? Sì, sì, volentieri, no? Io... Ci proviamo. Sono assolutamente, no, mi piacciono molto. Bene, bene. Allora, prima di chiudere, andiamo a collegarci con il nostro Massimo Tagariello, che si trova a Lucca per il 3D Village, ossia il forum europeo sulla televisione digitale. Vediamo quali sono le novità. Massimo. I numeri del digitale in Italia sono numeri importanti, se è vero che oltre 23 milioni di famiglie vengono raggiunte da questo segnale, 2/3 sono raggiunti dal segnale di digitale terrestre, le altre componenti sono ovviamente il satellitare e l'internet provided TV, un comparto certo ancora in fase embrionale, ma che serve 800.000 famiglie. Una situazione difficile, quella attuale, una congiuntura economica che non è molto favorevole agli investimenti, ma le infrastrutture, è il messaggio lanciato dalla nona edizione del Forum Europeo sulla televisione digitale, ci sono soprattutto per quanto riguarda l'HD, l'Ultra HD, la nuova frontiera della tridimensionalità. Adesso quello che serve e che forse manca sono i contenuti. Camilla, velocissima, abbiamo 30 secondi, quello che manca sono i contenuti? Siamo tornati all'inizio, le idee, la progettualità. Per quanto riguarda il digitale forse il discorso è leggermente diverso, sicuramente mancano i contenuti, sicuramente però se c'è da fare della sperimentazione si può fare veramente in maniera seria e senza rete, perché la sperimentazione bisogna farla senza rete, sui canali digitali. Assolutamente. Quindi la speranza sì. C'è. Lo spazio c'è. Sono tanti, è difficile, esatto, sono tanti e lo spazio da coprire è tanto. E per questo secondo me anche che mancano i contenuti, è difficile, perché le ore di programmazione sono molte. Esatto, questo speriamo che poi venga colto magari da qualche casa di produzione, siamo tanti, gli italiani sono creativi e quindi sicuramente qualcuno nel cassetto ha l'idea che potrebbe diventare l'idea del futuro. Siamo arrivati alla fine, io ringrazio Camilla Costanzo, grazie Cami, buon lavoro, ci vediamo settimana prossima. Grazie a te Marco. E un grazie speciale a Sabrina Nobile che è stata la nostra ospite d'onore, buon lavoro, la rivedremo grazie. Alle Iene? La rivedremo alle Iene l'anno prossimo, sì. Certo, come no, sempre lì. Sempre lì, sempre lì. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Bene, ci fermiamo con questa puntata della Meglio TV, torniamo la prossima settimana con tante novità e il dietro le quinte della televisione. Arrivederci.